come qua. Ah, scusate, stiracchiatella non in programma. Passati 2 giorni e ce li tocca la barba. Perché domani si va, domani si va, per cui oggi ce li tocca la barba e ce li tocca fatta bene. Diceva, perché se no te la fai a capo. Volò. No, però, voglio dire, oggi quell'occhiolino in più. Allora, però comunque continuiamo, seconda puntata della nuova miniserie. A che devo dire? Che la prima pensavo peggio, ma è andata bene, è andata. Sono aumentati i pollicini. 3 è mica uno, 3 pollicini, 3, 3 pollicini. Già significa che qualcuno si sta cominciando a fare rodere il chiccherone. E quindi, visto che la matematica non è un'opinione, molti pollicini, molto rodimento. Possiamo inventare una nuova formula. Il numero di pollicini è direttamente proporzionale alla quantità di rodimento di chiccherone. Boh, poi me la scrivo all'Einstein maniera. Oh, detto questo, tanto io vado avanti. La barba c'è, ce n'è tantissima oggi. Cioè, dopo 2 giorni c'è. Perché l'altro giorno la barba, voi mettete i pollicini, ma col morro, con il rasoio di Damasco d'Angelo, andava benissimo proprio, ancora stamattina se vedeva e se vedeva proprio, stava veramente una rasatura profonda. Oh, oggi, seconda puntata, soft, perché le categorie che le arriveranno, è già dalla prossima, ci saranno le categorie proprio da piappa e culo. Oggi invece, oggi veramente è una puntata. Oggi parliamo del pianeta delle scimmie, oggi parliamo dei compulsivi. Quindi è un po' come sparare sulla Croce Rossa, perché i compulsivi. Qua chi per un motivo che per un altro, chi più e chi meno, nella categoria di oggi c'entriamo tutti quanti, ripeto. Chi più, chi meno, ma la scimmia sta lì che aleggia dietro le spalle più o meno per tutti quanti. Per cui oggi praticamente ci prendiamo in giro da soli, ma più che prenderci in giro, queste puntate sono le istruzioni per l'uso, cioè come riconoscere determinate categorie d'utenti della rasatura tradizionale. Come classificarlo? Senti, vedete, e come classificarle? Come dargli la casellina? Come riconoscerle fondamentalmente? Allora, intanto, voglio subito una cosa. Proprio per non alimentare ulteriormente la categoria degli scimmiati, dei compulsivi, dei primati, chiamateli come cavolo vi pare, oggi, sapone mio, così non ve lo potete andare a comprare perché io non lo vendo. Quindi, sapore mio, e dopo barba ne prendo uno dei miei, sempre perché così, almeno solo per oggi, ho la coscienza tranquilla, non vi ho dato da mangiare, non ho alimentato la scimmia che vivacchia sulle vostre spalle. Oh, intanto che chiacchieriamo, io mi do da fare, eh? Allora, scimmiati, categoria onnicomprensiva, categoria numerosissima, categoria che è il nerbo portante, l'asse centrale della rasatura tradizionale. Così come io sono l'asse centrale di tutti gli sciacattati, già mi sono guardate, già mi sono fatto come sta Lazzaro. Ok, partiamo subito con le sottocategorie. Beh, ovvio. La prima dei dominanti è quella dei gorilla, perché lo scimmiato
Lo scimmiato gorilloide, l'appartenente alla categoria dei gorilla, è il top. È l'unico uomo che tiene testa a Tarzan. Dico, sì, tu sarai pure il signore della giungla, ma io sono il signore delle scimmie proprio. Il gorilla è quello che non si ferma davanti a niente. E il gorilla deve comprare. Il gorilla, anzi, non è che deve comprare, il gorilla compra. Il gorilla non fa tempo a fargli, a far venire dentro casa con la mano spacchetta e con la mano ordina proprio. C'ha solo un cruccio nella vita, che la mamma ha fatto solo con due braccia, perché se l'aveva fatto polipo stava lì con la tastiera impazzita. La carta di credito del gorilla è l'unica carta di credito raffreddata acqua, perché ogni tanto bolle, ne va più. Oh, poi dopodiché ci abbassiamo un attimo di livello. Sotto la categoria dei gorilla troviamo la categoria dei scimmiati simplex. Possiamo dire scimpanzé, eh? Che sono pure carini, simpatici. Che diciamo sono quella categoria di compulsivi. Che però, sebbene a fatica, dai, se riesce un attimo a recuperare. Non tutti riescono a tenere da freno, ci sono delle categorie privilegiate, ben precise, di domatori degli scimmiati. Le mogli, le fidanzate, e i direttori di banca, che ogni tanto ti chiamano. Abbiamo notato un traffico anomalo sulla sua carta, che ma fa? Passa un attimo in filiale. Ah, vabbè, qui chiaramente il rasoio non me lo faccio da solo, per cui qui devo alimentare purtroppo qui i miei 5 centesimi di pappa alla scimmia. Qui quando devono andare a lavorare, va, è filarmonica, c'è sta tutto. Perché poi non si scordava una cosa fondamentalmente, sì, poi dimo le cazzate, ma questo è il video sulla rasatura, insomma, qui è per far sa barba in compagnia. Partimo. Cadi. Aspetta, che se guarda il telefonino mi metto cieco, devo guardare lo specchio per... Minchia, papà. Minchia, papà, con questa volta la dico. Lasciamo perdere un attimo il pianeta delle scimmie. Sto godendo, lo so, è difficile che mi si... che faccio il video con più di 10 secondi di silenzio, ma sto godendo. Sto continuando con i vari esperimenti che ho detto con la l'atnese, no? L'ultima arrivata è il simbolo della mia scimmiatura. Uno che se ne va scemo per le pietre giapponesi, alla fine ti capita una francese tra i mani, che fai? Rimani indietro, no? E tiri fuori il portafoglio e paghi. E lo so, sai, l'esperimento è andato molto bene. L'atnese, anziché metterla proprio in finitura, l'ho usata come se fosse pietra da finitura, cercando di tirargli fuori proprio la finezza, l'ho usata d'acqua, ma poi non contento ci ho messo sopra d'altra giapponese. Boh, filarmonica è filarmonica, per cui lei che c'ha bisogno di tutti questi aiutini. Filo di una dolcezza proprio ignorante, eh? Proprio il classico filo tondo. Quello che tu metti c'è il pollicino, ma io sto godendo come una scimmia, tanto per rimanere in tema. Tu pollice che io sbarbo. Fatemi stronzeggiare oggi, fatemi stronzeggiare.
Stavo dicendo, dai, ritorniamo un attimo al coso. Quindi siamo arrivati, eravamo arrivati a... Aspetta, eh. Allo scimmiato classico, quello che compra, vuole comprare, compra molto spesso, ogni tanto si ritrova la moglie dietro, a zampe larghe e gomiti aperti. Che cosa che... Lasciamo perdere le parolacce in diretta. Quindi, vuoi non vuoi, categoria mogli e categoria fidanzate sono le uniche due categorie che riescono a tenerlo un po' a freno, perché non può giocarsi tutta l'autonomia finanziaria, poi stanno i fidanzati col brillocchetto, la borsettina, il giorno del compleanno, il giorno dell'onomastico, il giorno del sabato perché la devi portare a cena fuori, poi ci sta l'anniversario del fidanzamento, l'anniversario del giorno che si è conosciuto, l'anniversario del primo bacio, so tutto un anniversario. E c'è da farsi male perché ogni anniversario, po-pum, c'è l'anniversario della prima carta revolving, poi c'è l'anniversario della seconda carta da Findomestic, che poi c'è l'anniversario della carta Agos, perché lui si fa proprio assai appresso, almeno fino a che sono fidanzati, perché l'uomo una cosa c'ha qua a mente, diciamo tutta. Vabbè, stiamo divagando. No, mi stavo a godere un attimo. Mamma mia, che sbarbato oggi. Oh, rimane ancora una sottocategoria generale, da così tanto per dare una classificazione. C'è la categoria dei lemuri. Dici, perché la categoria dei lemuri? E pensateci. Scimmiette sono scimmiette, con due palle d'occhi così. Gli scappa niente, stanno pure lì, sempre a guardare. Vorrebbero comprare tutto, stanno con st'occhioni de fuori, però non è che finalizzano proprio tanto, cioè diciamo che sono moralmente scimmiati, però non è che poi danno vita a tutto sto traffico. Cioè diciamo che se dipendesse da loro il postino a casa ci arriva poche volte. Tanto è vero che si potrebbero anche togliere a volte dalla categoria degli scimmiati, quindi più che lemuri si potrebbero anche considerare, sai, i cani del deserto, quelli a ogni rumore tu saltano in piedi e controllano. Potrebbero essere, vedi, se mischiano le categorie, potrebbe anche essere una sottocategoria del chiedino. Chiedino, chiede, poi sono pochi quelli che finalizzano. Eppure qua i lemuri sono quelli che hanno tanta voglia di comprare, vorrebbero, stanno sempre pronti con st'occhioni, però poi diciamo che concludono poco. Quindi diciamo che le tre grosse categorie. Oh, io almeno ci ho trovato questa, insomma. E in una di queste tre categorie ci cioè, si ficcamo dentro tutti quanti. E mo non facciamo i superiori. Oggi abbiamo la coscienza pulita perché ci stiamo prendendo in giro. Non è che stiamo tutti contro a qualcuno. Ci stiamo prendendo in giro. Oh, io intanto passo qua, inizio qua a passare contro Piero. Fatemi godere. No, voi non c'entrate niente, non siete voi che mi dovete far godere. Lasciatemi il tempo di godere da solo. No, che detta così pure questa è brutta. Lasciatemi il tempo di godere da solo. Sa un po' d'Ernesto Manolesta. Esci da male stavolta, dai. Micidiale, micidiale. Oh. No, in mezzo a queste tre categorie, per riconoscere
lo scimmiato di turno, lo scimmiato frequentatore di luoghi virtuali, lo scimmiato che noi conosciamo sui forum. Minchia, papà, bello. Sui forum, sui gruppi, eccetera, eccetera. Possiamo stabilire anche altri due piccoli comportamenti che fanno accendere le lampadine. Questo è uno scimmiato. E ci sono le categorie, le sottocategorie sempre. Aspettate un attimo, dai, ma mi manca così poco. Comunque, vi dico, ci stanno le sottocategorie degli scimmiati entusiasti, dai, chiamiamoli così. Aspetta, manca l'ultimo centimetrino. Ecco qua. Lo scimmiato entusiasta, stavo dicendo, quindi. Diciamo meglio, il compulsivo entusiasta, mica mi ricordo se me l'ho fatto traversino pure qua. Mamma mia, che bella cosa. Mo so io che fuoco. A pollici. Vai a cercare altri nuovi amichetti, va, che oggi meno di 10 pollicini non li accetto, mo ce li andiamo giù, perché io sto godendo e quando vedrò 10 pollicini godrò ancora di più. Oh, scusate, cazzeggiando, cazzeggiando. Il compulsivo entusiasta. Allora, lo riconoscete subito? Perché è quello che, come modo di fare distintivo, c'ha il fatto che comincia a postare subito come fa l'acquisto, senza manco aspettare che la roba gli arriva a casa. Quindi comincia a mettere fotografie, magari prese dal sito, dopodiché, senza manco avere a casa l'oggetto, comincia a intervenire su tutte le discussioni che parlano di quell'oggetto, per cui io mi sono comprato sto sapone, come leggo che qualcuno chiede notizie su sto sapone, boom, partono, ah sì, no, un sapone molto buono, l'ho comprato anch'io. No, tu l'hai comprato perché hai letto a tua volta un altro post, ti è venuta la fantasia, è partito il gorillone che ti ha detto cosa fare tu, scendere dall'albero di banane e andare a spendere i soldi. Ush. Ma loro cominciano subito e cominciano a parlare di tutto e di più. Non vi dico poi quando arrivo a casa l'oggetto del desiderio. Allora, il sapone è sempre meglio. Non trovate mai, dice cazzo, presa la fregatura. Il sapone è sempre meglio. Il rasoio è sempre high tech. Il dopo barba è fatto con l'acqua di Lourdes che gli calma la pelle. Che a Santa Maria Goretti, no, che c'entra Santa Maria Goretti? A Santa Bernadette che ha fatto, gli ha levato pure i brufoli la prima volta che si è bagnata all'acqua della grotta. È tutto così. Oh, e questo è uno. Dopodiché c'è invece il compulsivo insoddisfatto. Attenzione che quello è il più subdolo. Perché? Il compulsivo o insoddisfatto? Allora, diamo la prima definizione. Per essere un compulsivo insoddisfatto, se sei sempre insoddisfatto di quello che hai comprato, fio di Cristo, fatti l'esame di coscienza, molto probabilmente stai comprando a cazzo. Quindi, non sapendo di contenere tutte le volte che parte la discussione, tutte le volte che vedi una fotografia della sbarbata del giorno, tutte le volte che vedi un prodotto, un sapone, un dopo barba, una corapella, non sai, esiste, compri,
e ci rimane male. Una volta è lecito, due volte è lecito, ma se tutte le volte va a finire così, non ti viene in mente che forse un minimo di discernimento ci vorrebbe per fare sto giochino? Oh, stavo dicendo, il compulsivo insoddisfatto lo vedi, perché come tutti i compulsivi tu lo devi dire. Che cosa ha comprato, quindi pure lui parte in quarta. Ah, ragazzi, tra un po' arriverà a casa mia questo sapone, me l'hanno consigliato, l'ho visto, ero su YouTube, ho visto Dalai Lama che si faceva la barba con quello, anzi il Dalai Lama pregava, il rasoio andava da solo sospeso nell'aria, pure io mi sono iscritto a un corso del buddismo, mo sto meditando, arriva il rasoio. Il vuoto pneumatico, il silenzio assoluto. Non si sa se il suo rasoio è andato bene, è andato male, funziona, non funziona. Per cui è una ragazza bastarda, il compulsivo insoddisfatto, perché prima pompa pure lui, ah che bello, ah di qua, di sopra, di sotto, e nutre le scimmie altrui, per cui c'è un sacco d'altra gente che leggendo quegli interventi dice, beh, ma sai che c'è? Quasi, quasi. Boh. Faccio pure io. Aspettate, regà, che io intanto mi levo my sapon. Boh, vedi se c'è il vero compulsivo che sta guardando. Mo' il vero compulsivo. Sa danna perché vorrebbe comprare. Però non lo può comprare. E io no e no. Aspettate un attimo, scusate, ho ancora la barba gnaccata. Eccomi qua. Eccomi qua. Allora, esatti. Capito? Il compulsivo insoddisfatto fa i danni. Perché prima batte sul tamburo. Oh, che bello, ho visto questo, ho visto quest'altro, come lo compro pure io. Sopra e sotto, eh. Poi alla fine si compra pure lui, c'è chi lava bomber. Oh, mica non. Poi non ci avevo fatto caso. Riguardate questo pezzo, non riesco mai a dire questa frase correttamente, è incredibile. Poi finisce lì così, perché onestamente, molto probabilmente ha sbagliato l'acquisto. Però non è che c'ha il coraggio di ritornare sul forum, sul gruppo e dire, raga, fermatevi. Questo è il mio, per cui. Non mi ingolosite. Devi dire, regà, fermatevi perché qua non vale la pena. Si silenzia. E c'è un sacco di altri poracci. Che c'è? Che capito? Non si accorge. L'unica categoria in cui non rientriamo tutti quanti. E forse l'unica categoria, sottocategoria, degna di essere presa per culo e compatita più che altro, è quella dei compulsivi, io dico per obbligo. Cioè, quelli che fondamentalmente non sono dei compulsivi, però essendo loro dei gregari, essendo loro seguaci del guru de turno, del santone de turno, si sentono moralmente in obbligo di comprare tutto quello che viene, come si dice, no, sponsorizzato, tutto quello che viene pubblicizzato, tutto quello che viene nominato, tutto quello che viene classificato dal loro faro illuminante come prodotto valido. Per cui il loro guru si rade con un certo rasoio, bisogna comprare quel rasoio. Il loro guru usa certe pietre, si affida solo con certe pietre. Il loro guru usa un solo tipo di coramella e le altre gli irritano la pelle. Tutte devi andare a comprare quel tipo di coramella perché se l'ha detto lui, allora non gli si può fare sto sgarbo. Oh. Questo
questo sì, ci pensate, braccio, sì, sarebbe da criticare, ma più che altro sarebbe da compatire, perché sotto sotto c'è un bisogno, tutto nasce da un bisogno d'accettazione. Questa è gente che vuole entrare nel gruppo dei quelli belli, no? Come i filmetti americani, sono quelli che al liceo vogliono andare con quelli più fighi, con quelli della squadra di football che hanno i giubbotti con gli iniziali della scuola. Non potendoci mai arrivare per meriti loro, allora cercano di agganciarsi a un carro e tutto quello che dice il capocarro e il somarello fa. Quindi pure qui, pure oggi, seconda puntata, non mi va di tirargli troppo acqua addosso perché fondamentalmente fanno un po' pena. Pollici, qua ne devi trovare almeno un altro 4 dei polliciotti da amici tuoi perché te sei un altro. Te e l'amici tua. Ok. Ragazzi, detto questo, io non posso far durare i video mezz'ora perché devo sparare a cazzate. Pena rasa dura 26 minuti, cioè che fai, tronchi è brutto. Sì, vi do solo l'anteprima. Diciamo che il video è finito, anche perché è finita la barba è andata bene, benissimo, liscia, a culo di bimbo, pollici. Ah, questo è un altro 4. Se non mi fai trovare 20 pollici, sei nessuno, sei. Ah, vi do solamente l'ultima anteprima. La prossima barba, spero, perché qui da domani a domani si ricomincia a lavorare, domani e dopodomani, quindi non lo so se trovo il tempo e quando non trovo il tempo. Cominciamo a girare il coltello nella piaga, perché il soggetto della prossima chiacchierata sarà i marchettari. C'è bisogno che aggiungo altro? Li conosciamo tutti quanti. Però non dico niente perché se no la prossima volta di che chiacchieriamo. Boys, fermi tutti, 27 minuti e 10 secondi. Mi fermo subito, mi rendo. Bellissimo, non sono grasso. Dai. Boys, come al solito, grazie della compagnia che mi avete fatto durante la sbarbata. Quindi vi ringrazio della pazienza. Come al solito, vi do appuntamento alla prossima volta. Qui è un. Cambiate il bagnetto, vi aspetto qua. Ciao popolo.